Sì, ma per registrare in questo nuovissimo episodio su The Wardrobe. A tutti, ciao, ma benvenuti da Cicrini in questo nuovissimo episodio su The Wardrobe. Vediamo, ragazzi, se riusciamo a raggiungere almeno i 30 like per questo nuovo video. La volta scorsa eravamo arrivati qui dopo che magicamente, ragazzi, avevo trasformato quell'affarino di polvere in un mostro terribile che con la sua incredibile forza nelle braccia ci ha svitato il pomello. Adesso, ragazzi, io volevo provare appunto a fare un attimo di associazioni. Vediamo se magari mettendo il pomello nel tubo succede qualcosa. Potrebbe anche funzionare, se non fosse una stupidaggine. A quanto pare no, nel trapano, perché vedete, c'ha questo affare qua, ragazzi, questa punta che sembra essere fatta apposta per il trapano. Fermati un secondo. Voglio che tu rifletta un attimo su ciò che mi hai appena chiesto di fare. Va bene, sì, potrebbe sembrare una stupidaggine, ma è che questa punta, ragazzi, sembra fatta troppo per il trapano, effettivamente. Adesso il punto è: o devo trovare un modo per togliere quella punta dal pomello, solo che non ho la minima idea di come fare. Qua sembrerebbe esserci niente che possa darci una mano. Ragazzi, proviamo a tornare lì sotto, vediamo se nelle fogne magari c'è qualcosa che mi può servire. Salve, buon uomo, non è che vuole un pomello? Sei consapevole del fatto che questa richiesta non ha alcun senso? Non lo so, magari se lo metteva a mo' di naso sarebbe stato molto più simpatico, effettivamente. Allora, qua abbiamo la fiamma ossidrica, ragazzi, io proverei ad associare un po' di tutto, effettivamente, per vedere cosa può succedere. E questo sarebbe il massimo che riesci a fare? No, che non lo è, ovviamente. Perché non proviamo così? Non ci credo! Ragazzi, associazioni praticamente totalmente random e uno magari riesce a trovare la soluzione. Ah, adesso è diventata una vite. Ok, adesso sì, ragazzi, è diventato un vero e proprio trapano. Il punto è, l'unico uso che mi viene in mente per questo trapano è andare dal coccodrillo, ragazzi, dall'alligatore, per togliergli la cosa che aveva fra i denti. Magari finalmente dopo 30 anni sono riuscita a trovare una soluzione decente ai miei problemi. Vediamo se ci ho azzeccato. Arrivano i rinforzi. Spalanca le fauci e non fare scherzi. Ah, ma che se ne fa se sei solo un mucchio d'ossa? La faccia preoccupata è bellissima, ragazzi. Minchia, stai a trapanare a l'ugola, non i denti. È una vera e propria liberazione. Un po' come quando sono evaso di prigione. Ma non avevi detto che non era uno scherzo? Non riesco a capire se parli sul serio o mi stai solo trollando clamorosamente. Infatti. Non lo scopriremo mai. Restiamo col dubbio. Questo mi stai a dire. Ok, ragazzi, abbiamo ottenuto degli ingranaggi che sembrerebbero essere fatti apposta effettivamente per la sveglia. Quindi adesso dovrebbe essere funzionante. E che me ne faccio della sveglia? Con cosa la posso usare? Allora, la sveglia di regola serve per svegliare. Per svegliare, ragazzi. E qui avevamo il barbone che pesa 350 kg che sta dormendo sbarrandoci la strada. L'unico uso che mi viene in mente. Sì, oggi è la giornata dei successi, ragazzi. Belli i piedi zozzi. Oh no. Ok. Minchia, guarda Skinny come se l'era data a gambe. Ok, ragazzi, abbiamo risolto il nostro problema del vicolo chiuso, del vicolo ostruito da 350 kg di sozzura, praticamente. Ah, era il vicolo per arrivare davanti casa. Ciao Noce, che ci fai qui? Non eri dentro la gabbia tu? Ce ne hai messo di tempo. E tu da dove sei saltato fuori? Infatti. Ah, questo furgone è un colabrodo. Sono uscito da un foro nascosto sotto la copertura del pavimento. Grande. C'è modo di entrare dentro da lì sotto? Negativo, amico. La mia testa sarà anche enorme, ma mai quanto la tua. Ovviamente. Che ne diresti di farti un giretto con me? In carrozza! Abbiamo preso anche noce, ragazzi.
ce lo stiamo portando appresso. Allora, vediamo un po' con cosa possiamo interagire. Possiamo interagire anche con la portiera niente del da furgone. Fare, è chiusa. Niente, è chiusa. Qui, Tana. Inizio a rivalutare la qualità della vita all'interno dell'armadio. Beh, direi di sì. Va bene, niente. E se dicessimo a Noce di entrarci? Guarda che sono uno scoiattolo, mica una talpa. Va bene, io dicevo perché sei piccolino, dai, smettila di fare il rompinoci. Vabbè, allora andiamo dall'altra parte del camion, ragazzi, vediamo cosa c'è. Allora, vediamo un pochettino. Questo che fa? Ladro. What the fuck? La sorvegliatissima prigione non manca mai di far sentire al sicuro i propri cittadini. Ovviamente, ma... Non credo gli servano ulteriori incidenti. Ok, era per dire, insomma, il fenicottero... Adoro queste pacchianate da giardino. Sì, guarda, sono assolutamente... In quegli altrui. Meravigliosi, infatti, preferisco non lanciarmi in strani rituali d'accoppiamento. Ma perché l'accoppiamento? Ma no, ma non volevo dire quello. Allora, con questo possiamo interagire. Non ci speravo nemmeno che fosse aperta. C'è bisogno di una chiave, ragazzi, qua, perché è chiusa. E se usassimo la cassetta, ragazzi, avevamo registrato la pulizia noi. Non la sentirà mai da così lontano. Ah, oh, qua c'è il simbolo di Batman, signori, non l'avevo visto. E qua c'è un GameCube e la lampada di Aladdin. Wow. L'arpione dovrà pulire. Vedo che abbiamo a che fare con dei premi ragazzi. Nobel. Che? Vedo che abbiamo. È chiusa, vabbè, ok, rientriamo da dietro. Madonna, che cinico che sei, amico. Se provassimo ad usare l'arpione sulla prugna. Fallo tu piuttosto. Ah, a quanto pare no. Ok, a sto punto, ragazzi, sono tipo 10 minuti che sto andando in giro provando ad associare qualsiasi cosa a qualsiasi cosa. Strada sbagliata. E quindi non so in che altro modo risolvere la questione. Dovrei? Che ne so, magari aveva voglia di avere un po' di denti. Non lo so. Oh! Perché? Oh mio Dio! Non ci credo! Ah, oddio sì, tipo la notte al museo, ragazzi. Ok, i tipi sembrano guardare verso la statua quando questa fa i palloncini con le gomme da masticare. Se ne gliene diamo altre, no, ok. Quindi non ha intenzione di dargliene altre, effettivamente. Se mandassimo... Decisamente Noce, no, a quanto pare no. Quando sono distratti... E perché dovrei? Non lo so, le sto provando tutte. Si deve poter fare qualcosa quando sono distratti, ragazzi. Vabbè, niente, qua non possiamo fare nient'altro, perlomeno per adesso. Per cui proverei ad associare cose totalmente a caso anche dentro la cucina. Allora, le uniche cose con cui possiamo interagire qui sono appunto la zuppa e il microonde. Dobbiamo poter mettere qualcosa dentro il microonde, ragazzi, delle cose che abbiamo a disposizione. Se ci metto la dentiera... Non funzionerà. Ok, no, non serve. Se ci metto noce, è bruttissimo. Ti è lo so, scusa. Non è colpa mia, non prendertela con me. Sì, ok, è colpa mia, non d'accordo. Sì, lascia va stare. Bene, ok, sì, ragazzi, ho capito. Allora, le gomme già ci avevo provato. La pirite... Non ho la forza di controbattere a questa niente ennesima niente da fare idea. E mancano i tubi, ragazzi. Che cavolo? Chiudilo, chiudilo prima che lo riprenda. Ma che cazzo? Questo deve voler dire qualcosa, ragazzi. Qua per ora non possiamo far niente perché c'è il computer che ci impedisce di fare cose pericolose, praticamente. Quindi quello forse si dovrà fare in un secondo momento. Scusami, ma avrei bisogno che mi rendessi la gomma. Addirittura? Oh, ma che schifo! Ci ho dato la gomma! Io non pensavo che parlandoci ci restituisse la gomma tutta masticata. Che porcheria assurda, ragazzi. Bleh, vabbè, ce la porteremo appresso. Allora, lo scoiattolo, ragazzi, è l'elemento nuovo che abbiamo assieme alla gomma da masticare. E questi elementi nuovi devono servirci a qualcosa. Cioè, questi elementi nuovi dobbiamo poterli usare con qualcosa che abbiamo già visto, insomma. Per cui, se io dessi la gomma... No, non c'ha la bocca.
Questo sarebbe il massimo che... Sì, sì, hai totalmente ragione. Sento una strana energia che mi spinge a fare... Ok, vabbè, sì, la strana energia sono io. Continua a farmi passare per idiota. Però le sto provando tutte, Skinny. È l'unica cosa che riesco a fare. Allora, qua non c'è più niente. Perché con l'alligatore già ci avevamo interagito. Ah, la gomma sul distributore di benzina? Non ti seguo. No, niente da fare. Di qua c'era il vecchio, ragazzi. Il vecchio che gridava agli operai. Se dessi la gomma da masticare al vecchio, direi ognuno no. di noi ha un buon piano. No, ok, che non funzionerà, funzionerà. D'accordo, il cane ovviamente non può masticare la gomma, ragazzi. Boh. Noce col vecchio? Non credo che ne resterebbe particolarmente impressionato essendo un non Va vedente. Va bene, Skinny, sì, non ti arrabbiare. Al cane invece. Guarda che quella è una banana, non... What the fuck? Ma il cane ce l'aveva recato al guinzaglio, se l'è portato via. Oh mio Dio, adesso possiamo prenderlo il megafono. Questi anziani di oggi non si fanno proprio mancare niente. Direi di no, possiamo prenderlo. Oh, grande. Allora, l'unica cosa che mi viene in mente, ragazzi, è che quando c'era il ladro nell'altra casa, lui ha detto non credo che potrebbe sentirlo da qui, se non sbaglio. Per cui, se utilizzassimo il registratore col megafono, potrebbe sentirle le sirene della polizia. Vediamo se la mia deduzione è giusta. Sì, meraviglioso, oserei dire. Per cui non ci resta che andare a provare se tutta questa enorme teoria di antifurto fai da te è corretta. Sto arrivando, signor ladro, si prepari a farsela nelle mutande. Muah! Ok, vediamo se funziona, ragazzi. Sì! Eccolo lì, fra un po' parte. Oh mio Dio! Epico! Minchia come sei data a gambe, oh, grazie! Ha fatto proprio un bel volo, non c'è direi che dire. Di sì, è caduto di faccia. Prendilo pure il piede di porco, Skinny. Sì. Ok, abbiamo preso il piede di porco, che immagino utilizzeremo per aprire qua. Ok, madonna santa! Allora. Con le sì, buone si ottiene certo, sempre certo. tutto, Noce. Ma Noce non l'avevamo tipo lanciato via? Forse è rientrato nella sua gabbietta? Ok ragazzi, finalmente! Per un attimo avevo pensato al peggio. Bisogna festeggiare! Prendi. Che cosa? Come diavolo devo dirtelo che sono allergico! È una dannata Noce! Fatti curare! Ma perché? Ok, siamo rimasti dentro al camion, quindi. Qui c'è qualcosa che puzza. Oh mio non Dio. Non sono stato io. E cosa Intendo sarebbe? Dire, dove diavolo sono finiti quei due? Ah, ok. Esco, vado a controllare. Ok, quindi siamo rimasti diverse ore chiusi qua dentro come dei poveri mentecatti, aspettando il nulla in pratica. Ok, vediamo un pochettino che fine hanno fatto, se hanno finito di svuotare la casa, ma ne dubito. Infatti no, è rimasto tutto uguale a prima. No, non sono ancora qui. Tardi. Hai controllato l'ora? Ragazzi! Bello, capo. Puoi stare tranquillo. Ma se non funziona. Mi piacciono le pause pranzo. Ma siete qui da ore. Perché si è fermo da anni. E infatti. Ok, è arrivato il momento di ricominciare ad associare cose a caso. Allora, nasconditi qui. Tac. Grandioso, nasconditi qui. Non posso, mi vedrebbero. Quindi che diavolo, nasconditi qui. Non posso, mi vedrebbero. E che cavolo, devo poter interagire con qualche altra cosa. Ok, il punto è che con la statua Maori non può. Ok, adesso sì, possiamo ancora interagire. Allora, prova a masticare e quando si girano ci nascondiamo. Non okay. posso. Ma come no, dai. Proviamo un attimo, aspettate. Proviamo così. Ah, mo sì! Grande! Perfetto, ragazzi. Non mi dica se è nascosto nella scatola come Solid Snake. Aspettate, questa la dobbiamo verificare, sta cosa. Proviamo. No! Grande! Che super riferimento pazzesco! Allora, aspetta un attimo. Adesso sì, tac. Sposta le lancette, perfetto. Adesso sì. Oh, finalmente, ragazzi.
Non preoccuparti, Skinny, sei abbastanza nascosto. Quest'oggi stiamo andando spediti, ragazzi, sono contentissima. Quei due continuano a non arrivare. Sì, e ora no, cosa avranno combinato? Che ne so! Torna a dare un'occhiata. Mizzica di nuovo. Sono passate tipo altre 20 ore. Spero non sia successo niente di grave, effettivamente. Lei stia sempre fermo lì, non si preoccupi. Vediamo un pochettino. No, non dovrebbero essere più qui. Ok, infatti non ci sono. Saranno in cucina o saranno di sopra? Boh. No, qua non ci sono, ragazzi. Andiamo di sopra. Ah! Ma vogliamo scherzare? Ora basta, si passa alle cattive. Oh, adesso ci siamo arrabbiati, ragazzi. E che caspita, c'è il megafono. Non possiamo usarlo però, aspetta. Non possiamo interagire qui, ragazzi. E che non possiamo andare neanche in quest'altra stanza, eh. Ok, dobbiamo trovare il modo di svegliarli. Se prendessi la gomma masticata e la mettessi qui dentro, cosa ci vorrebbe qualcosa mai? Che faccia maggiormente presa. Maggiormente presa. Non dice che l'idea è stupida. Questo significa che siamo sulla strada giusta. Ci vorrebbe qualcosa che faccia maggiormente presa sulla gomma. Io andrei a ridare uno sguardo fuori, ragazzi, perché magari c'è qualche elemento che si può utilizzare, che non abbiamo utilizzato in precedenza, che si può utilizzare adesso. Allora, sul distributore di benzina no. Un po' di pensiero laterale di certo okay, non basta. Quindi non serve a niente. Qua ci sono sacchi di cemento. Qua avevamo il carbone, ragazzi, qua dentro, se non sbaglio. Se provo a mettercela, non funziona. Non funzionerà. Qua abbiamo ancora i tubi metallici. Questo possiamo accenderlo. Hai forse dei trascorsi malavitosi di cui è giunto il momento di parlarmi? No, tranquillo. Però se ce lo metto a... Finalmente, ok, praticamente, oh mio Dio, gomma presa rapida, oh Gesù, ragazzi, no, voglio troppo andare a vedere cosa succede quando la spariamo nel microonde, vai Skinny, vai. Ok, eccoci qua, ragazzi, io non vedo l'ora di vedere cosa succederà adesso. Ah, perché adesso mi tappa? Ok, me lo tapperà. Ecco perché ero sulla strada giusta di voler tappare il tubo con la gomma, ragazzi. Ciao caro Z8. Anche se oggi abbiamo incrociato i fucili sul campo di battaglia, sei stato un valoroso soldato. Ok, adesso quindi posso metterci tranquillamente, metterci l'ultimo tubo che tra l'altro mi era rimasto, ragazzi. Sarà meglio impostare il timer per garantirci la via di fuga. Ok. Oh mio Dio, esploderà la casa. L'acqua fa il solletico. Mi piace. Smettila! Il furgone e leviamoci dai piedi. Sì, direi che sarebbe ora, cavolo. Siete qui a poltrire da ore. Non mi piacciono queste giornate. Ah, non pensavo ti piacesse qualsiasi cosa. Chi mi ha forzato il furgone? Ricordati del tuo problema al cuore, capo. Hai ragione. Pensiamo solo a consegnare tutto e a dimenticare questa giornata. Finalmente, ragazzi, andiamo via da questa casa. Pronto, ce l'abbiamo fatta. A dire sì, il vero, sì, non ci ho neppure pensato. Voglio solo parlare con Ronald il prima possibile. Perché tutta questa fretta? Scusa, ma prima non prestavo molta attenzione. Ero troppo preso dalle mie noci. In pratica, secondo leggi ultraterrene, chi si macchia di un peccato di sangue verrà condannato alla dannazione eterna al sopraggiungere della morte. Ma quello di Ronald è stato un incidente. Non cambia nulla, è un particolare irrilevante. L'unico modo per impedire che accada è confessare il proprio crimine a qualcuno. Entro 5 anni. E di preciso, quanto tempo resta? Pochi giorni, di sicuro. 3 giorni. E tu ci pensi solo adesso? Merda! Non andavo ad opprimerlo, volevo lasciargli i suoi spazi. E porca vacca! Io davvero non ho parole. Veramente senza parole. Cioè, 5 anni e sono rimasti 3 giorni per poter fare questa cosa e per non condannarlo alla dannazione eterna. Skinny! Mizzica. Oh, sono emozionata. Arriviamo alla nuova casa. Poverino! Oh mio Dio! Perché l'armadio è dentro la discarica? Maledetti marmocchi.
Ehi, ragazzino, va tutto bene? Ma che cavolo? Oh, merda! Di un po', la caduta ti ha forse mozzato la lingua? No, signore. Non è un po' presto per mettersi in costume? È ancora pomeriggio. Come? È Halloween. Bella sbattuta parecchio forte la testa. Oggi è Halloween. Ah, altrimenti okay. Che dovresti indossare quel ridicolo costume da scheletro. Citazione, oh, Donnie Darko. Sì, certo. Per Halloween, ovviamente. Bah, vedi di non crearmi problemi finché resti qui in giro, intesi? Ok. Oh. Marmocchi. Continuo a non capire perché diavolo siamo dentro una discarica. Questo è un gran guaio. Ma dove diavolo sono finito? Skinny, in una discarica? Hanno buttato il mio armadio in una discarica? Sì, esatto. Ok, calma. Conosco l'indirizzo della nuova casa di Ronald. Il problema sarà farci arrivare l'armadio. Porca miseria, sarà un gran problema, direi. Madonna, quante cose con cui possiamo interagire, ragazzi. È pazzesco sto posto, eh. Wow, Terminator! Vabbè, ragazzi, allora, oggi abbiamo fatto tantissimi progressi e sono contentissima di questa cosa, perché tipo lo scorso episodio ero tipo bloccatissima. Oggi siamo andati più tranquilli. Vediamo la prossima volta come risolvere questo problema. Vorrei capire perché questo armadio è stato buttato nella discarica, ragazzi. Questo video termina qui. Grazie a tutti, un bacione e un buon lascio a tutti, ragazzi. Ciao. Vi ricordo, ragazzi, che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao.